Amici del canale Stay Traditional, ciao a tutti, sono stanco. Dopo il lavoro, tutto il mio allenamento, sono distrutto. Tanto caldo, ma ho bisogno oggi di una sbarbata fresca, quindi scelgo un prodotto fresco che ho già da parecchio tempo, che è Viking Island. Viking Island di Andrew, il produttore si chiama Andrew, una persona che ho conosciuto chiaramente solo tramite scritto. Eccolo qua, una fragranza fresca con, si sentono gli aghi di pino, il mentolo chiaramente appunto perché la freschezza è determinata dal mentolo, aghi di pino, vedete che c'è dell'aloe, dell'avocado, fragranza veramente piacevole. La dicitura fro sta a determinare che è un sapone vegetale. Perché Viking? Andrew mi spiegò perché Viking, perché la mamma e la nonna avevano origini norvegesi e svedesi, quindi ha dato orgogliosamente identità ai suoi saponi con la scritta Viking, i vichinghi del nord Europa. Ottimo sapone che vado a sicuramente spennellare a dovere in viso con il pennello della Taylor of Holborn Street, un Pure Badger, che ho messo a bagno in acqua calda, non bollente ma calda. Un Pure Badger che non mi ha convinto. Che non mi ha convinto, ma lo provo innanzi a voi, giusto per farvi vedere, secondo me, qual è la caratteristica con la nota, a mio parere, negativa su questo Pure Badger della Taylor of Holborn Street. Poi, rasoio, andiamo in America, voliamo in America, lo Start Gold degli anni 50. Io ci provo, non so anche, non ho gli occhiali, quindi non so anche se sia la parte corretta dove ci sono tutte le varie scritte con la scritta Star, Made in USA, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me non si vede nemmeno. Comunque, vi assicuro che ci sono scritte. Un rasoio che armerò con una Tatra. Tatra è una stylus. No, è una Platinum. È una Platinum. Proviamo, dai. Non mi sembra di averle mai provate. Io ho aperto qua lo scrigno della lamettanza. Ho detto, oh, ma guarda te, mai vista nelle migliaia. Allora la provo volentieri, mi sa, per la prima volta. Perché a memoria non mi ricordo mai di averla usata. Vado a inserire eccola qua. Chiudiamo lo Star Gold Razor. Guardo un attimino se è a posto. Lo vedo già da lì. Ho già misurato a occhio che è a posto. Allora, invece, come aftershave, tra i miei prodotti preferiti italiani in assoluto, perché secondo me qualità ed eleganza la fanno da padrona. Saponificio Varesino, Dolomiti. Dolomiti che adesso vado a, non si apre così, al suo, però vado a toglierlo per snasare al meglio. Fragranza di Dolomiti favolosa, legni, cedro, vetiver, patchouli. È una fragranza elegantissima, ma io lo trovo anche fresca. Quindi oggi do un tocco di classe al sapone Made in USA Viking di Andrew con saponificio Varesino come aftershave Dolomiti. Bene.
tolta l'acqua in eccesso, la solita musica. Vado a prelevare il soap. Allora, io già dal prelievo noto che il pennello è floppy, troppo floppy, much floppy, per me, non per voi, per me. Ah. Chiaramente il prelievo lo fa bene, ma da un pure badger mi aspetto più una spina dorsale più robusta, quindi non aspetto tutta sta floppanza. Coglio dei termini assurdi, però dai, mi piace anche un po' scherzare, giocare e perché no essere originale, che in giro ci sono già troppe fotocopie. Allora, prelievo generoso. Idrato il viso, anche se sono appena uscito dalla doccia, adesso mi prendo questo quarto d'ora di relax insieme a voi. Vado, vedete? Lo vedete quanto è floppy? Si può notare. Guarda, guarda. Troppo floppy, troppo. Comunque, dai. Senza far tanti piagnistei, lo utilizzo lo stesso davanti a voi. Come vi ho detto, preferisco una robustezza di ciuffo maggiore, perché così ci siamo capiti? Sì, c'è bisogno che vi spieghi più di tanto, avete già visto, i più esperti a occhio stanno già vedendo che cosa c'è che non va. Come? Questo è un pennellino che mettono in un set abbinato al sapone. Magari c'è chi piace, eh? Sempre questione di degustibus. Non tanto, però in prima passata a pelo così, un pelo diciamo un po' più lungo, necessito di più robustezza. Poi seconda e terza non fa nulla, però in prima necessito più vigorosità. Sapone Viking in Italia chiaramente non calcolato da nessuno, ed ecco che arriva sempre l'anticonformista che invece prende in considerazione e prova un po' di tutto. Ripeto, un po' è che qua, qualche anno. E credo che sia stato il primo ordine che feci in America in assoluto. E io ero già fissato col discorso dei vegetali, che lì all'inizio li preferivo a quelli col tallo, e allora mi incuriosì su questo brand. Ci fu uno scambio interessante di mail con Andrew, persona molto gentile, molto disponibile, esaustiva, e mi spiegò un po' tutta la storia di Viking, che sono più fragranze. Io ne ho tre, e questa è una delle tre che mi piace molto. Inizialmente non ero capace
a montare i saponi americani, adesso con un po' più di esperienza, perché non sarebbe grave, diciamo che l'ho montato bene e ho reso onore a questo sapone. Feci un video proprio agli inizi, ma non venne sicuramente un'insaponata, diciamo, decorosa. Ok. Start, partenza, star e rasoio. Proviamo lo star. Che devo dire che già nel primo step io sento subito se un rasoio è nelle mie corde, e lui lo è. Un taglio che si può definire dolce ma efficace. Quindi quel giusto compromesso che fa sì che sia soddisfacente. La sensazione di efficacia e dolcezza, né, contemporaneamente. Aggrappa bene il pelo, buon grip. Opla. Beh, la prima passata mi fa già dire wow, nel senso che ha portato via bene, il pelo per mia soddisfazione e felicità, finalmente passo e porto via sto pelo senza fare fatica. Beh, la lama, per essere la prima volta, se non erro, che lo utilizzo, soddisfacente, una bella platinum. Bella platinum. Ecco, adesso vedete, seconda passata non mi interessa la robustezza nel ciuffo, tanto devi velatamente solo fare i passaggi di rifinitura obliquo e contropelo, quindi non ho bisogno di andare a smuovere chiaramente pelo che non c'è più, quindi in secondo step non importa. Nel primo invece no, per smuovere sto pelo ci va più forza, più decisione.
pelo che cresce come sempre. Nelle direzioni più disparate. Però veramente, che rasoio. Ma chi l'avrebbe? Mai detto? Strumento degli anni 50, wow, ma che rasoio! Chi è che lo conosce? Ditemi, commentate, chi è che lo conosce sto star? Sto gold star. Quanto dolce ed efficace è, che sorpresa. Dal cassetto delle meraviglie, cosa spunta fuori? Allora, qua vado a, chiaramente, a raccogliere ancora il sapone che avete visto che ha montato egregiamente. Chiaramente prima l'ho ammorbidito, ho fatto la testa. E no, ce l'avevi fatta a non battezzare la maglia. Fa parte del mestiere. Ti devi sicuramente sporcare. È più forte di me, è impossibile. Impossibile non sporcarsi. Super floppy. Guarda che sbarbata questo rasoietto. Questo sapone bello fresco, piacevole, vegetale. Facciamo anche qualche sapone con il grasso animale, ma maggiormente vegetale. Fate. Soddisfacentissimo. Allora, vado solo a controllare sempre l'onestà se ho tralasciato qualche punto, tanto lo sento immediatamente. Sì, qui sempre i soliti, alla fine sono sempre i soliti punti, dove appunto io ho
una ricrescita matta. Di un pelo anarchico. Anarcoide, ribelle. Ok. Direi ottima e soddisfacente fresca. Sbarbata. Col mitico Viking. Iceland Fro. Fantastico. Bello riscoprire poi nei propri armamenti, cassetti, cassettiere, mobili, saponi comprati, tirarli fuori, riscoprirli, rigoderli e anche talvolta rivalutarli. In questo caso ho lavorato al meglio, sicuramente che anni fa che ero veramente una schiappa, adesso sono qualche, diciamo, più esperienza, ma nulla di così glorioso, eh? Solo più esperienza, nulla di che. Ragazzi, è qua, risultato tangibile, pelle molto fresca, la sento elastica. Bella morbida, rilassata, però ci va il tocco di classe. A touch of class, chiaramente, io vado a fare la cosa corretta, se no mi sembra esagerato. Partiamo dalla testa, come sempre. E la... C'è niente da fare, Varesino. Prodotti Varesino sono superlativi, veramente super eleganti, super freschi, originali. Per me sono unici, inimitabili. Top. Ma si può. Che sbarbata goduriosa. Devo fare un plauso di nuovo a un rasoio del genere, lo Start, Star, di nuovo questo Start, lo Star Gold, Made in USA, gran rasoio. Prodotti, manco a dirlo, hanno aiutato a farmi sentire un pascià rilassato, fresco e profumato. Io ragazzi vi risaluto, ci rivediamo alla prossima. L'unica nota, pelo, visto che di pelo si tratta, deludente, il pennello, troppo floppy, come vi ho detto, ma vi lascio con l'immagine di Viking Iceland. Un saluto a tutti, stay traditional, fresco, pulito, profumato, meraviglia. Questa è goduria pura. Un saluto a tutti, un abbraccio, stay traditional e ci vediamo magari ancora alla prossima. Ciao ragazzi!